di corrente elettrica, come flusso di elettroni attraverso chiaramente dei conduttori, perché insomma i materiali isolanti abbiamo visto pure possono presentare fenomeni elettrici, ma di tipo localizzato, appunto con la parte che abbiamo lasciato, se vogliamo, nell'altro capitolo, è l'elettrostatica, no? Ad esempio con lo strofinio di un pezzo di plastica o di vetro. Quindi in maniera localizzata si addensano elettroni o si allontanano elettroni e quindi rimangono protoni, perché i protoni invece da soli, vi ricordate, stando appiccicati, se vogliamo, nei loro nuclei dell'atomo, non sono in grado di muoversi. Invece gli elettroni sì, perché orbitano intorno ai nuclei. E quindi abbiamo visto un po' tutta questa cosa legata invece a un flusso continuo di corrente di elettroni, e quindi chiamata corrente elettrica. Beh, la corrente elettrica dove la manifestiamo? In un circuito. Adesso zoom un attimo questo disegno. Eccolo qua. Vabbè, qua nella versione digitale vedete il solito QR code che richiama proprio alla lezione. O YouTube, se uno ha proprio il libro scaricato in formato digitale, se io andassi a cliccare qua, vedete, fatti appare la manina, potrei cliccare direttamente. Invece, se è stampato, basterebbe inquadrare il QR code per avere lo stesso video. Comunque, a parte questo, un circuito elettrico. Chiaramente il primo tipo di circuito che vediamo è quello che prende il nome di circuito elementare, va bene? Cioè, dove, come dire, un circuito, che cos'è che ha come minimo? Poi è chiaro che ci stanno circuiti molto complessi con tantissimi oggetti dentro, insomma alcuni li vedremo chiaramente pure insieme quest'anno, ma sostanzialmente uno elementare ha un generatore, vedete? Questo simbolo, mo l'ho pure inquadrato, che vedete là con il più e meno, vedete quelle due stanghette, due lineette, una un po' più lunga, questa qui dove poi c'è il più, e una un po' più corta e di solito si pure rimarca un po' di più, diciamo, si fanno insomma, una barra un po' più diciamo, spessa. Comunque il simbolo è quello del generatore, il classico generatore a corrente continua. Perché poi stanno i generatori, vedremo, ma questo anno prossimo a corrente alternata hanno un simbolino leggermente diverso. Poi questa linea che vediamo tutti intorno, difatti sono i fili conduttori. Immaginiamo un filo di rame, va bene? Poi questo rettangolino, prende il mo quasi c'è scritto, me lo dico io, mettiamo la U per dire un utilizzatore, va bene? Cioè, come dire, un sistema che si come dire, funziona a corrente elettrica. Giusto? Potremmo fare un'infinità di esempi. Un utilizzatore potrebbe essere una lampadina, che ne so, un elettrodomestico, il nostro cellulare quando lo mettiamo a caricare. Quindi tutto ciò che funziona attraverso la corrente elettrica, e quindi per funzionare ha bisogno di corrente elettrica. Quindi in quel rettangolino grigio, genericamente, mettiamo un utilizzatore. Nei circuiti che andremo a vedere noi, gli utilizzatori saranno in primo approccio i resistori, anzi, forse vedremo prima un altro, i condensatori, però sostanzialmente ne vedremo tre. Resistori, condensatori e induttanze, va bene? Dove poi di ognuno, per esempio dei resistori, parleremo della sua caratteristica che si chiama resistenza, dei condensatori vedremo la sua caratteristica che si chiama capacità, delle induttanze la sua diciamo delle bobine, la cui caratteristica si chiama appunto induttanza, che si indicherà con una lettera, la lettera L, invece resistenza con la R grande e la capacità con la C grande. Quindi questo tutto intorno è un filo di corrente, quindi quando mettiamo una linea fine qua. Questo simbolino invece, vedete, fa vedere una linguetta che si alza, quello è il classico simbolo dell'interruttore. Beh, molte volte immaginate
i fili di corrente, un circuito elementare che, dove, ecco, dentro casa nostra deve portare la corrente alle lampade, insomma, i lampadari, quello che sia. Che abbiamo la corrente, cioè il circuito, è chiaro, potrebbe essere senza un interruttore, benissimo. Avremmo le luci accese in casa 24 ore, va bene? Cioè, in questo momento, insomma, non è proprio una giornata assolatissima oggi, però desumo che tranne che uno proprio non stia in una stanza un po' più buia, allora va lì a chiudere quell'interruttore, no? Per far passare corrente, ma normalmente se c'è il sole, una bella giornata, tutto quanto, almeno durante la giornata dentro casa teniamo le luci spente, no? Perché chiaramente quella corrente elettrica ci costa, non è che fosse gratuita, uno dice, me ne frego, le tengo accese 24 ore. Invece l'Enel nel portarci la corrente elettrica, poi l'Enel o altri gestori ce la fanno pagare. Quindi tenere un circuito, insomma, sempre chiuso, quindi senza interruttori, sarebbe, insomma, una cosa ridicola. O immaginate, insomma, altre cose, pure il frullatore, no? C'ha un interruttore. Non è che tu quando attacchi la spina del frullatore sta sempre poi attaccato. Che ne so, se dovete fare un dolce, insomma, penso che qualcuna pure di voi si sarà cimentata sicuramente a farli, soprattutto in questi periodi trascorsi in quarantena. E che fai? Quel frullatore deve stare sempre acceso? No, se devo sbattere le uova, poi mescolare, lo accendo, poi una volta che ho finito a farlo, lo spengo, devo fare altre, poi mi riserve e riattacco appunto l'interruttore, quel pulsantino che vediamo. Quindi i sistemi, quando ci sono macchinari, ma luci, una qualunque cosa, hanno solitamente degli interruttori. Ecco, i nostri alimentatori dei nostri smartphone, sì, è vero, non hanno l'interruttore, ma perché? Perché quando abbiamo finito a caricare, vediamo, arrivato al 100%, lo sfiliamo e quindi siamo noi, se vogliamo, l'interruttore che apre il circuito, no? Però solitamente un circuito, insomma, fatto che vediamo in vari contesti, è chiaro che hanno sempre quindi seppur non sia un elemento essenziale l'interruttore, perché un circuito può essere pure sempre chiuso, sta sempre funzionando, però insomma, capite bene che sarebbero, diciamo, abbastanza assurdi. Quindi, per ricapitolare, un circuito elementare ha almeno queste cose. Un generatore, i fili di corrente, i fili conduttore, quindi in grado di condurre, perché non metto un filo di plastica o una cordicella no, di stoffa, che me ne faccio? La corrente non passa attraverso la stoffa, devo mettere un filo, ad esempio di rame, vabbè, un po' tutti i metalli sono conduttori, mo chi meglio e chi peggio, però ci vuole un filo conduttore, mo. Qualunque sia la sua natura, ripeto, anche metallica, un utilizzatore e solitamente, dicevo, anche un interruttore. Notate invece che con queste frecce, che cosa ho indicato qui nel disegno? Il verso della corrente. E qui devo subito aggiungere, una parolina, verso convenzionale della corrente. Perché? Dice, come convenzionale? Eh sì, perché se il generatore sta messo così, poi i generatori di corrente continua, pensate a una batteria, ce l'hanno proprio scritto il più e meno, no? Attacco, metto dei fili, gli attacco una piccola lampadina, semmai a LED, ma consumano pochissimo, e vediamo quindi accendersi sta lampadina. Uno dice, ma gli elettroni come si muovono? In realtà gli elettroni, ragazze e ragazzi, vanno in questo verso che sto indicando, cioè almeno fanno sto giro in così, insomma, per il disegno che ho fatto qui nel libro, vanno in senso orario per capirci, ok? Quindi i singoli elettroni fluiscono in questo senso orario. Invece il verso convenzionale della corrente è sempre dal polo positivo del generatore verso quello negativo, per come sta messo. Vedo in questo disegno così di esempio,
il verso della corrente è ovviamente antiorario, no? Perché se deve andare dal più verso il meno lungo il circuito, è chiaro che vedete come sta messo, quindi con le frecce in poche parole. Quindi c'è questa cosa un po' bizzarra, cioè il fatto che come se uno vedesse una fila che va da dove mi trovo a verso davanti a me, quindi la fila scorre in quel verso, e uno scegliesse invece il verso al contrario, cioè da quello che mi sta 10 metri avanti verso di me, quando invece sono io che sto andando verso di lui. Motivo per cui è stata scelta questa convenzione lo ignoro, però che sia così invece è l'unica certezza che ho. Quindi il verso convenzionale della corrente non coincide con il flusso reale degli elettroni, che invece è dal, nella batteria, se vogliamo, dal polo negativo verso il polo positivo, quindi ripeto, per quello che è disegnato lì, in senso orario. Cioè gli elettroni, se noi li potessimo osservare, li vedremmo tutti belli in fila andare in senso orario. Scusate. Invece il verso che è stato scelto è in questo caso quello antiorario. Chiaramente se scambio la batteria, no? Se prendo quella batteria più e meno e la scambio, è ovvio che avremmo, immaginate nel disegno che sta qui, che vi sto presentando, avremmo il flusso degli elettroni in senso orario e la corrente, scusate, il flusso degli elettroni in senso antiorario e la corrente in modo convenzionale in senso orario, ok? Quindi insomma c'è stacco, ecco perché bisogna diciamo in qualche maniera specificare, come dicevo, che è un segno convenzionale, perché invece gli elettroni vanno in tutt'altro. Va bene, qua giusto un primo accenno, poi mi fermo. I circuiti poi hanno insomma, più utilizzatori. Qua vedete questi due disegni, pure insomma, vediamo di zoom un pochino. Dove ho parlato di serie e parallelo, praticamente poi vedremo, ripeto, nei dettagli anche nelle prossime lezioni, però giusto un primo accenno. Che significa mettere per esempio delle cose in parallelo, degli utilizzatori? Qua fa l'esempio, insomma queste sono le immagini che avevo trovato a suo tempo, di lampadine. Mettere queste tre lampadine in parallelo significa, vedete qua proprio sta proprio il disegno di una batteria, non so se l'avete visto mai, queste batterie sono da 9 volts, mentre le classiche batterie, quelle piccole o per i telecomandi, insomma, sono da 1,5 volt, quindi quella potenziale di cui vi parlavo prima, queste sono da 9 volts. Comunque, avere due o più utilizzatori in parallelo significa che ai loro capi, cioè i loro capi sono, vedete, tipo qua e qui per la prima, qui e qui dove sto indicando, e qui, insomma, quindi ai loro estremi potremmo dire, hanno la stessa differenza di potenziale. Quindi quando due o più utilizzatori hanno, sono soggetti alla stessa differenza di potenziale, sono collegati in parallelo. Chiaramente proprio è come se li mettessimo, insomma, dei spinotti, dei cosi messi uno in parallelo all'altro. Giusto per darvi un'idea, visto che facevo l'accenno della corrente dentro casa nostra, beh, gli impianti che noi abbiamo nelle varie stanze è chiaro che sono in parallelo, no? Cioè usufruiscono della stessa differenza di potenziale, quei 220 volt, ma ognuno, cioè se io taglio uno di sti fili, vedete per esempio il primo, gli altri due funzionano, non vi pare? Perché ognuno, come dire, ha delle sorti diverse, quindi gli impianti sono in maniera classica in parallelo. Però è pur vero che a volte si sono fatti degli impianti, qua fa vedere, diciamo, sempre con tre luci, messi in serie. Invece quando sono messi in serie, che succede? Che questi utilizzatori, in questo caso questi tre utilizzatori,
sono messi, potremmo dire, uno appresso all'altro, ma in realtà che dobbiamo dire? Che sono attraversati dalla stessa corrente, va bene? Mentre quindi nell'impianto in parallelo, annotatevelo sta cosa, abbiamo quindi due o più utilizzatori, perché per fare un parallelo ce ne vogliono almeno due, due o più utilizzatori che hanno la stessa differenza di potenziale. Invece, per avere una serie, dobbiamo avere due o più utilizzatori messi attraversati dalla stessa corrente. Beh, questi impianti nella pratica se ne fanno pochi. Perché? Per il semplice motivo che se si rompesse, per esempio, se io taglio un filo, immaginate qui, il circuito praticamente si apre. Che significa che si apre? Che non funziona più nulla. Va bene? Sapete un esempio che mi viene sempre in questo modo, pensando sempre alle lampadine? Non so se avete visto, oramai pure lì li fanno a LED, probabilmente in parallelo, però i circuiti fatti, che ne so, con tutte le croci illuminate, quelle che si vedono, si vedevano, cioè sarà pure qualcuno in giro durante le processioni, no? Tutte queste lampadine piccoline oppure le serie, non a caso si chiamano così, delle luci di Natale. Beh, qualche serie vecchiotta, le luci stavano messe in serie, appunto. Praticamente che succedeva? Che basta che si fulminava una luce, tutto l'impianto si spegneva. E vatte la pesca qual era su, immaginate, 50-100 luci piccoline, qual era quella fulminata? Era una fatica enorme. Invece, se stanno messi in parallelo, se si fulmina quella lampadina, vedrò non accendersi solo quella, e quindi è anche più facile individuarla, eventualmente cambiarla, appunto, rimetterne una funzionante, una nuova. Quindi gli impianti in serie hanno questa caratteristica molto, ecco perché dentro casa non abbiamo, che ne so, cucina, camera da letto, bagno, soggiorno, tutti in serie, perché basterebbe che succeda qualcosa in una delle stanze per non avere la corrente da nessuna parte. Ecco perché dicevo, sono tutti fatti in parallelo. Invece potrebbe fulminarsi una lampadina, pure staccarsi un filo in una stanza, ma tranquillamente, vabbè, tranne che non succeda una cosa più importante in tutto l'impianto, ma potrebbe tranquillamente essere che in quella stanza si è staccato un filo e quindi lì non si accende la lampadina, ma nelle altre stanze c'è tranquillamente corrente elettrica e quindi funzioni tutto, le luci, le prese. Va bene? Quindi questa è un po' la distinzione tra serie e parallelo. Quindi le serie, tutti gli utilizzatori sono attraversati da stessa corrente, nel parallelo tutti gli utilizzatori sono soggetti alla stessa differenza di potenziale. Quindi questa è diciamo, in maniera molto insomma, così coincisa per iniziare ad avere un'idea di che cosa sono queste serie parallelo. Noi chiaramente dove utilizzeremo serie parallelo? Sicuramente, infatti, ma non ricordo, credo ci siano prima i condensatori. Comunque vedremo appunto un sistema di condensatori in serie parallelo, un sistema di resistori in serie parallelo. Giusto un ultimo accenno, amperometro e voltmetro, o non si dice voltometro, non mi fate sentire voltmetro. Praticamente sono dei misuratori. L'amperometro è un misuratore di corrente, il voltmetro, beh, già volt abbiamo detto prima, un misuratore di differenza di potenziale. Va bene? Come si mettono nel circuito? Vediamo se ho fatto il disegno. No. Comunque si mettono, poi vabbè, questo semmai avremo modo di ribadirlo. L'amperometro si mette in serie, cioè come dire, se io qua avessi voluto mettere un amperometro, l'avrei messo qui, vedete dove sto indicando nel disegno, cioè praticamente perché deve essere attraversato alla stessa corrente e quindi deve misurare la corrente del circuito. Invece il voltmetro si mette in parallelo. L'avrei messo un po' come stanno queste lampadine qui, messo diciamo appunto anche lui in parallelo, perché deve misurare la stessa differenza di potenziale. Però, ripeto, avremo modo di vedere
insomma, questa cosa varie volte. Faremo un po' di disegni di circuiti e quindi anche dove andremo a piazzare gli amperometri o i voltmetri. Va bene, questo è un po' la mappa e qua poi inizia un'altra cosa del generatore di tensione che vedremo in altro momento. Va bene, io interromperei.